Il centrodestra si muoverà unito o rimarrà diviso in mille rivolti alle prossime comunali? È quello che provano a chiedersi partiti e movimenti che guardano verso l'area moderata di destra, che cercheranno di evitare un altro messinese bis. Energie per l'Italia per adesso sta alla finestra. Giuseppe Di Dio, leader del movimento che ha espresso due consiglieri comunali, mette le mani avanti. Se qualcuno vuole mettere la bandiera con anticipo, senza confronti, allora il partito di Stefano Parisi guarderà altrove. È chiaro che non ci faremo condizionare però né da giochi né da giochini, nel senso che noi siamo un soggetto politico di centrodestra e auspichiamo e ci auguriamo che il centrodestra trovi le condizioni per scegliere un ottimo candidato a sindaco e poter vincere questa elezione per poter bene amministrare questa città. Se tutto questo non dovesse essere possibile, ci sarà una causa e io provo a immaginare le cause. Cioè, se il centrodestra si divide in mille rivoli perché ci sono i partiti che vogliono portare a casa la bandierina, a noi non interessa, tranne che non ci siano dei candidati spendibili. Ripeto, all'interno del centrodestra ci sono nuove proposizioni, così come candidati di lungo corso assolutamente spendibili, capaci dall'alta moralità, che hanno dimostrato nel passato di essere soggetti che possono ben amministrare questa città, hanno mostrato competenza e quindi noi li guardiamo con molta attenzione. Se noi per esempio ci accorgiamo che nell'ambito del centrodestra una riproposizione del governo di centrodestra guarda una spartizione a Catania tu, a Gela questo, a noi quell'altro, e il candidato che propongono, voglio dire un candidato che noi non accetteremo per ovvie ragioni perché non ci sembra qualitativamente ottimale, noi faremo altre strade. Se i movimenti civici avranno delle proposizioni che noi, a cui guardiamo con attenzione, noi li guarderemo con attenzione, ma se ci accorgiamo che i movimenti civici e tutto questo bailam è fatto solo per poter piazzare qualche consigliere comunale, insomma non siamo assolutamente interessati. Noi siamo interessati a un progetto di centrodestra vincente con uomini di centrodestra. Noi siamo nelle condizioni di poter mettere sul tavolo uomini e donne che hanno dimostrato in passato una grande capacità amministrativa, oltre che visibilità e dalle alte doti morali. Però con questo non significa che non ci arroccheremo, ci confronteremo, se ci saranno elementi che avranno il nostro consenso, noi li appoggeremo. Se tutto questo non avverrà, evidentemente ci saranno movimenti civici o partiti o esigenze personali o proposizioni singole che tenderanno a portare acqua al proprio mulino. Il messaggio ai dirigenti del centrodestra è chiaro, serve una programmazione di 5-10 anni. Io credo che sia arrivato il momento, se non ora, facciamoci il Santo Natale, voglio dire, ma con l'inizio del 2019 credo che la classe dirigente di questo paese deve sentire la necessità di confrontarsi con gli altri per dire che governo diamo, qual è il prossimo governo che diamo alla città, chi è l'uomo che insomma mettiamo a capo dell'amministrazione per poter dare veramente, non dico una svolta perché sarà complicato, ma insomma per arrestare questo declino, per cercare di fare una programmazione a 5-10 anni che insomma possa risollevare le sorti di questa città.